Buongiorno a tutti. Linee guida per il riequilibrio economico finanziario delle concessioni degli impianti natatori e degli impianti sportivi. Questo è l'argomento che tratteremo oggi. Dunque, un benvenuto e un buongiorno da parte mia e da parte di tutto lo staff di Forum Piscine agli ascoltatori presenti oggi qui con noi, ma anche a coloro che riascolteranno questo lavoro, questo intervento nei giorni a seguire. Un ringraziamento doveroso innanzitutto a Editrice del Campo, quindi ai fratelli Maestrani, non solo per l'intervento di oggi e per questo webinar, ma per l'aiuto che hanno dato in un anno e mezzo ormai di chiusura, di situazione particolarmente difficile, a tutto il comparto degli impianti sportivi e delle piscine. Un ringraziamento particolare e doveroso all'ANCI, per aver realizzato con Forum Piscine proprio questo documento e ne vedremo l'importanza nei prossimi minuti. Un ringraziamento va assolutamente anche alla Federazione Italiana Nuoto, nella persona del suo presidente Paolo Barelli, per aver collaborato alla realizzazione di questo documento e per aver sostenuto questa iniziativa. Un ringraziamento anche sotto forma, come dire, più pubblica, nella sua veste di onorevole per tutto quello che sta facendo e per le battaglie che sta portando avanti in sede parlamentare per il nostro comparto. E a questo punto ho la fortuna e l'onore di poter presentare e salutare i relatori che saranno qui con noi oggi. Mi riferisco anzitutto al segretario generale della Federazione Italiana Nuoto, benvenuto ad Antonello Panza. Grazie Marco, buongiorno a tutte le persone collegate, e per un piacere partecipare a questa nuova occasione, per cui ringrazio anche io Editrice del Campo per l'iniziativa, la manifestazione Forum, il format Forum Piscine in generale, che in questo periodo si è molto adoperata sui temi a noi così cari e così ormai pressanti, e per cui spero di avere questa mattina la possibilità di fare insieme a voi, insieme ai colleghi relatori, qualche utile riflessione sul particolare momento che stiamo attraversando, dal quale, con tutte le difficoltà note, ma l'auspicio è che si possa uscire presto e per quanto possibile bene. E in questo il documento che oggi dovremmo esaminare, credo sia un contributo importante. Grazie, Marco. Grazie a te Antonello, il benvenuto, un caro saluto e un ringraziamento doveroso all'assessore comunale al bilancio del comune di Bogliasco, nonché avvocato specializzato in diritto amministrativo. È un ringraziamento particolare a lui, perché è il professionista che ha redatto proprio il documento di cui andremo a parlare oggi. Benvenuto Lorenzo Bolognini. Grazie Marco, sono io che ringrazio te, ringrazio Forum Piscine, mi unisco ai ringraziamenti anche ad ANCI e alla Federnuoto perché davvero il loro lavoro è stato fondamentale, essenziale, importantissimo per arrivare a redigere e soprattutto diffondere e pubblicare, appunto anche con il supporto della loro grande autorevolezza, questo documento che, ripeto, io non vorrei essere presuntuoso nel dirlo, ma spero davvero che possa concretamente essere d'aiuto per risolvere quello che è un problema enorme e che appunto per essere risolto richiede adeguate competenze, adeguati strumenti operativi, e questo vuole essere
ne parleremo più diffusamente dopo, vuole essere uno strumento operativo per essere concretamente utile nella situazione drammatica che stiamo vivendo, ma che speriamo vada via via scemando nei prossimi mesi. Grazie ancora. Grazie a te Lorenzo, e do il benvenuto anche a un ospite che non era in scaletta, anche a lei un ringraziamento particolare perché ha accettato con un invito, come dire, all'ultimo minuto di essere qui con noi. Mi riferisco alla responsabile delle attività educative, sport e tempo libero del comune di Busto Garolfo, ovvero l'avvocato Rosella Rogora. Benvenuta. Grazie mille, buongiorno a tutti. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti per questo lavoro che è molto importante. Io vi parlerò e sono contenta di portare il punto di vista della pubblica amministrazione e dell'importanza che uno strumento come queste linee guida può avere per quanto riguarda il nostro lavoro. L'avrebbe avuto perché non le avevamo, adesso ci sono, quindi sicuramente queste ci faciliteranno perché siamo in pieno di questa quindi attività, riequilibrio economico-finanziario sarà protagonista dei nostri mesi, quindi futuri. Avere uno strumento in mano ci aiuterà moltissimo. Grazie quindi dell'invito. Bene, grazie ancora per la presenza. Bene, procediamo. Ora, anzitutto cerchiamo di contestualizzare velocemente il comparto. Ora parleremo degli impianti natatori, quindi della possibilità di rivedere le concessioni. Ci soffermeremo in modo particolare sugli impianti natatori, ma va da sé che le regole valgono anche per gli altri impianti sportivi. Per quanto riguarda il comparto acqua, ricordiamoci che parliamo di circa 3.000 strutture presenti in Italia, circa 1.500 sono le società di gestione che se ne occupano. Come sapete, nella maggior parte dei casi queste strutture sono gestite da ASD e SSD, quindi soggetti sportivi no profit, anche piuttosto deboli dal punto di vista patrimoniale. Sono più di 200.000 gli addetti a questi impianti ed è un comparto che in qualche modo soddisfa l'esigenza di acqua e di attività natatorie di circa 4 milioni e mezzo di italiani. Di questi 4 milioni e mezzo, ricordiamoci che più di 2 milioni e mezzo sono proprio bambini e adolescenti, quindi un tema piuttosto caro al nostro paese e ai nostri concittadini. Ora, quello che non sto a ricordare tutto quello che è successo, un punto fermo ce l'abbiamo, siamo chiusi come comparto ormai da più di 15 mesi, sapete che gli impianti natatori indoor di fatto sono ancora fermi, non hanno ancora la possibilità di aprire, se non nelle zone bianche. Quindi questa è la situazione. Quindi un contesto drammatico che ha creato al nostro comparto un blocco totale dei ricavi, il dovere, l'onere ovviamente di proseguire in quelle che erano le manutenzioni degli impianti natatori dei vostri comuni, dei nostri comuni, la sorveglianza di queste strutture, quindi i costi comunque sono andati avanti. E non dimentichiamoci che stando chiusi ancora oggi abbiamo fatto passare un messaggio che in qualche modo comprometterà anche il futuro insieme ad altre problematiche, ovvero le piscine sono chiuse perché sono pericolose in questa situazione pandemica, ed è un messaggio che ovviamente contestiamo completamente, ma ci sono studi, e lo sapete, nazionali, europei, mondiali, che dicono esattamente il contrario. Non è questo il contesto, però ci tenevo anche a ribadire che proprio all'interno del Ministero della Salute ci sono tavoli in questo momento specifici su questo argomento. Tornando a noi, ripeto, una situazione che ha creato danni incalcolabili. Da lì la risposta o alcune risposte da parte del governo. Mi riferisco ai decreti emergenziali che tra gli altri contenuti hanno previsto anche sia in passato ma anche in quelli che vengono discussi in Parlamento in questi giorni con gli emendamenti, cifre importanti, contributi importanti anche al nostro comparto. Ebbene sì, le cifre sono state stanziate, gli importi anche
corposi sono stati approvati in Parlamento e sono poi diventati efficaci. Però, e noi lo sappiamo, mi riferisco sia ai gestori che agli amministratori dei vari comuni del nostro paese, in realtà ai gestori è arrivato pochissimo, se non zero, per tutta una serie di problematiche, di tecnicismi. Voi sapete anzitutto il grande problema, no, della distribuzione dei contributi, come dire, in base all'attività commerciale e non considerando invece l'attività istituzionale, che rappresenta circa il 90% dei ricavi dei soggetti gestori degli impianti natatori, ma anche degli impianti sportivi in modo più allargato. Quindi contributi assolutamente inadeguati, insufficienti, pari quasi allo zero. Dopodiché questi decreti hanno dato in qualche modo la possibilità di accedere da parte dei gestori al credito in modo più facilitato. Ottimo, un'ottima iniziativa, soprattutto nel primo lockdown, vista, io credo, con un po' troppo ottimismo, tant'è che il risultato è stato sì l'accesso al credito, ma tra il primo e il secondo lockdown una situazione di indebitamento dei soggetti gestori che avrà, come dire, un risvolto parecchio problematico nel prossimo futuro. Terzo e ultimo argomento che volevo introdurre, che è quello che ci interessa di più, legato ai decreti emergenziali, ma non solo, la possibilità proprio di rivedere i contratti che regolano in qualche modo il rapporto tra le amministrazioni comunali e i gestori. Ed è su questo che andremo a soffermarci. Partirei dunque subito con gli interventi dei nostri relatori, ponendo la prima domanda al segretario generale della Federnuoto, ovvero chiederei proprio a lui, ad Antonello Panza, qual è la posizione della Federnuoto all'interno di questo contesto e ancora in modo più specifico, perché gli amministratori che ci stanno ascoltando e anche quelli che ci ascolteranno dovrebbero e dovranno sedersi attorno a un tavolo con i gestori degli impianti natatori e degli impianti sportivi per rivedere le concessioni. Prima di passare la parola ad Antonello Panza, chiedo a lui e a tutti i colleghi capacità di sintesi. Grazie. Grazie a te, Marco, e la tua introduzione mi agevola nella mia scarsa capacità di sintesi, perché hai già toccato dei temi che rappresentano un po' quella che tu mi chiedi di rappresentare, che è la posizione e le riflessioni della Federazione Nuoto su questo drammatico momento che stiamo attraversando e ovviamente per quel che riguarda nello specifico ancor più drammatico per l'attività sportiva e la gestione degli impianti sportivi e quelli natatori in particolare. I temi li ha già trattati, per cui sono tutti già contenuti nella tua apertura. Non si può non dimenticare l'organizzazione, il sistema di organizzazione sportiva del nostro paese, che, come hai ricordato, fa leva e si poggia soprattutto sulla attività preziosa di circa 1.500 organismi di gestione, prevalentemente società e associazioni sportive, che fanno questa attività e rappresentano il motore di quel che mette in moto appunto i 200.000 addetti circa di cui hai parlato, che sono minimi, il numero minimo di quelli sensibili nell'organizzazione dell'impiantistica sportiva natatoria, per non parlare del complesso della dimensione di quasi 5 milioni di praticanti, dei 100.000 atleti agonisti che vorrei ricordare qui insieme a tutti i loro tecnici, e poi soprattutto quella grande opera di apertura all'accesso alla pratica sportiva, che in attesa di futuribili sistemi alternativi o di affiancamento a quelli del modello dell'associazionismo sportivo, sono storicamente in questo paese, poggiano sull'attività dell'associazionismo di base e poi dunque sull'attività dei gestori degli impianti. I macro temi li è già pertanto quindi tutti trovati. Ricorderei solo, perché ne abbiamo parlato già esattamente, iniziative di Forum Piscine all'atere degli incontri sulla riforma dello sport,
che l'attuale situazione si va anche a sommare sull'incertezza organizzativa del comparto. Non è questa la sede, ne abbiamo parlato compiutamente, dei contenuti della riforma, pregi e difetti, opportunità e criticità, non è, ripeto, questa la sede, ma evidentemente sommare su questo delicato comparto gli effetti, gli impatti oggettivi e inevitabili della riforma del comparto sportivo voluta e recentemente approvata con i decreti attuativi della legge delega per la riforma del comparto sportivo, con gli effetti della pandemia, ovviamente rende la situazione al limite dell'esplosivo. Ma soprattutto due parole, Marco, consentimile, perché su questo siamo veramente, devo dire, arrabbiati, sul passaggio che tu hai fatto su un tema centrale, quello di una percezione che rimarrà, continuerà a provocare danni, ovvero quella della piscina come un luogo non sicuro. Ecco, noi abbiamo il massimo rispetto, abbiamo lavorato per quanto possibile nella nostra dimensione sportiva con le autorità anche sanitarie, abbiamo interloquito, il presidente federale ha lavorato quotidianamente in interlocuzione col comitato tecnico scientifico, con il ministero, con le autorità competenti sanitarie e non, per spiegare la specificità del mondo sportivo e del natatorio. Da studi scientifici accreditati sappiamo che è tutt'altro vero che l'impianto natatorio è potenzialmente più pericoloso di altri contesti di strutture sportive, e soprattutto quest'ultima fase di ripartenze parziali nel pieno rispetto della necessità di ripartire in sicurezza, che non è un elemento secondario su cui la federazione è molto attenta, come doverosamente noi tutti dobbiamo essere attenti. Tutela lo sport è la tutela delle persone, e fare sport non vuol dire quindi ammalarsi evidentemente, ma la tutela massima della salute dei praticanti di attività sportive. Non può non far notare alla federazione che tendenza a mantenere sulle attività degli impianti sportivi natatori il convincimento di luoghi meno sicuri è al limite dell'offensivo. Questo perché, e parleremo di riequilibrio, proprio i gestori degli impianti, soprattutto nella prima fase di riapertura che poi si è dovuta purtroppo interrompere, hanno dimostrato grandissima capacità nell'applicare i protocolli di sicurezza. Ricordo che prima delle chiusure, lo devo ricordare, il Ministero volle e dispose controlli a tappeto sull'impiantistica sportiva. Centinaia e centinaia di impianti verificati dai NAS doverosamente per verificare che ci fosse rispetto dei protocolli di sicurezza, la loro rigida applicazione. Non abbiamo avuto un rilievo in quella sede di verifica. Ecco, per cui sapere che nonostante accreditati pareri scientifici che trovano nelle piscine con l'elemento del cloro e della clorazione rischi, non voglio dire neanche minori, Marco, ma certamente non superiori di altri impianti, è una situazione che veramente non mi viene altro termine, lo ha detto anche il nostro presidente in un'intervista poi rilanciata, siamo arrabbiati. Ecco, su questo siamo arrabbiati, perché le conseguenze in quella percezione del documento predisposto, e lo ringrazio, da Lorenzo Bolognini, sulle linee guida per l'equilibrio, fa riferimento dagli elementi che andranno considerati, e questo l'ho trovato molto interessante, non solo alle analisi dell'andamento dei costi, non solo sulla struttura dei ricavi, che sono l'ossatura, no? Dei macro indicatori su cui costruire una valutazione delle concessioni per giungere a riequilibrare il loro schema contrattuale iniziale superato dalla crisi emergenza, dalla crisi pandemica. Ma oltre la struttura dei costi e dei ricavi ci saranno i danni provocati da questa percezione errata. Per cui si continuerà, oltre ad avere un calo dovuto all'applicazione delle linee guida, ai contingentamenti, ai metri quadri per utente che andranno doverosamente applicati in sede di partenza, ai costi della sanificazione, a un minor potere di acquisto e di spesa delle famiglie, che è l'altro grande tema della crisi post pandemia, che toccherà i bilanci delle famiglie,
che, come il documento giustamente sottolinea, avranno minori poteri di spesa e dovranno scegliere dove spendere, come spendere, quando poter spendere. Magari non era proprio necessario, a mio avviso, aggiungere anche qualche utente che, avendo la possibilità di ripartire con la pratica dell'attività sportiva, magari sarà trattenuto da una percezione che rimane latente degli impianti natatori partiti per ultimi, perché quelli potenzialmente più contagiosi. Ecco, di questo non ce n'era davvero bisogno. Per concludere, per la sintesi, mi ha richiesto la posizione della FIN. La posizione della FIN evidentemente è molto semplice: oltre alla necessaria veloce ripartenza di tutte le attività in massima sicurezza, che stiamo continuando a sostenere a grande voce, è ovviamente la necessità di dare una serie di strumenti alle società sportive, ai gestori, allo sport, per poter ripartire ed essere in grado di ripartire veramente. Ecco, tra questi interventi, il documento che esaminiamo, importante, mira ovviamente gli impianti di concessione di riferimento a impianti pubblici sportivi natatori. Ovviamente abbiamo gestioni private, per cui occorre una serie di mix di investimenti. Hai parlato dei ristori. Ecco, i ristori sono importanti, ma se non ci si è resi conto o non ci si è ricordati che lo sport in questo paese è sostanzialmente, prevalentemente sostenuto esattamente da quei soggetti, Marco, che hai ricordato, associazioni e società sportive no profit iscritte al registro al CONI, e non prevedere nei ristori la voce dei ricavi non commerciali, la parte istituzionale, è uno degli elementi che fa capire quanta strada c'è ancora da compiere. Perché in realtà quello che occorre è una sorta di patto per la ripartenza generale, in cui si mettano sul tavolo tutti gli elementi di criticità, gli obiettivi principali da voler perseguire, e allora dobbiamo essere, concludendo, d'accordo tutti su una cosa. Poi sul documento eventualmente dirò due cose brevi al termine, magari anche nel secondo spazio che mi hai avvertito che avrò a disposizione. Quello che occorre comprendere è che far ripartire l'attività sportiva e dare ai soggetti che operano nello sport i mezzi di riaprire e ripartire vuol dire continuare a garantire a tutti gli utenti che praticano attività in questo paese di poter essere nelle condizioni di svolgere pratica sportiva a prezzi sostenibili. Perché delle due una: se le società sportive devono ripartire di gestori coprendo il disavanzo provocato dal Covid, hanno due strade: applicare tariffe non sostenibili dall'utenza, con questo non essere in grado di mantenere un numero di praticanti sufficiente comunque a mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, il che renderebbe gli aumenti peraltro anche inutili, e terzo, sostanzialmente quello che è necessario comprendere è la finalità sociale dell'attività sportiva, e che rappresenta anche la battaglia contro la sedentarietà e contro dunque l'inattività sportiva. Ecco, attraverso la rete dei gestori e delle società sportive si fa anche una grande attività sociale, una grande attività sanitaria di prevenzione alle malattie e alla cura della qualità della vita. Ecco, questo comparto dunque non è solo il bilancio dei gestori delle piscine, certo lo è, sono operatori economici, ma è anche l'obiettivo sociale che devono perseguire, per mantenere il quale occorre un patto vero, forte, tra operatori, gestori, società, forze politiche, amministrazioni locali, per creare le condizioni affinché questo paese non debba, fra qualche anno, dopo le morti del Covid, e concludo magari in maniera un po' triste, dover contare un incremento delle morti da patologie cardiovascolari di alta natura, laddove i studi di settore, anche qui accreditati, ormai accertati, hanno ben dimostrato come in questi anni l'abbassamento graduale della sedentarietà sportiva, dall'attività sportiva, ha provocato un abbassamento delle patologie e un abbassamento dei costi per la collettività, per la cura delle patologie. Bene. Grazie, Marco.
Grazie, grazie ad Antonello Panza. E sai quanto siamo d'accordo con quello che hai appena detto. Ricordo semplicemente che dal punto di vista dei punti economici che tu hai toccato del comparto, ancora prima della pandemia avevamo riscontrato gli impianti natatori di fatto full, pieni, con molta gente, molti frequentatori, ma di fatto le gestioni avevano grandi difficoltà già allora a coprire quelli che erano i costi di gestione. Quindi eravamo in una situazione di questo genere nella pre-pandemia. Oggi, con quello che è successo, è evidente che il rischio di una chiusura e di un blocco di un intero comparto è qui, è dietro l'angolo questo rischio. Secondo punto che hai toccato relativamente alla questione del tema della sicurezza, siamo ormai, come dire, tutti arrabbiati, anche perché si è venduta la chiusura delle piscine e degli impianti sportivi per questioni di sicurezza, quando in realtà, per le ragioni che tu hai espresso, ma anche per altre, di fatto gli impianti sportivi, in modo particolare gli impianti natatori, sono dei generatori di sicurezza e per il tema della salute, ma anche per il tema, non dimentichiamocelo, che abbiamo qualcosa come 7.000 chilometri di costa nel nostro paese. Molti bambini andranno al mare quest'anno senza la confidenza all'acqua che avrebbero avuto con gli impianti natatori aperti. Tema da non dimenticare. Detto questo, ovviamente passiamo la parola all'avvocato Lorenzo Bolognini, che introdurrà, a cui chiedo proprio di introdurre, l'argomento delle linee guida, ovvero se ci può illuminare e se può illuminare soprattutto i colleghi che ci stanno ascoltando su questo strumento. Quindi come può un'amministrazione comunale utilizzare questo strumento? Ma non solo l'amministrazione comunale, anche il gestore, perché sappiamo bene che si può arrivare al risultato e a un buon risultato se c'è la volontà da parte di entrambi. Io quindi lascerei la parola all'avvocato Bolognini perché ci descriva in modo sintetico gli aspetti che compongono queste linee guida e qual è il suo consiglio nell'approccio a leggerlo e ad applicare queste linee guida. Grazie. Certo, grazie Marco. Sì, innanzitutto ricordiamoci che quello di cui parliamo sono le concessioni, sono i contratti di concessione che in quanto tali appartengono alla famiglia dei partenariati, no? Perché sottolineo questo? Perché tu giustamente dici concedente, concessionario, comune, gestore, sì è vero, i partenariati presuppongono che entrambe le parti mettano in campo quello che possono per fare in modo che il contratto e quindi il servizio abbia un buon corso e un buon esito. Questo strumento è utile per entrambi i soggetti ed è stato pensato come tale, anzi in effetti quando questo documento è stato pensato in realtà già fin dall'inizio della pandemia era chiaro a tutti, a maggior ragione diciamo agli addetti ai lavori, ma direi a tutti gli operatori del settore, e quando dico operatori mi riferisco sia alla parte privata sia alla parte pubblica, che da lì a poco sarebbe stato necessario aprire innumerevoli tavoli di confronto proprio su questi temi, su quello del riequilibrio e proprio allo scopo di garantire la sopravvivenza di servizi che continuo ad insistere sono servizi pubblici e vanno trattati come tali. Tu prima Marco hai ricordato come gli impianti sportivi, gli impianti siano 3.000 in Italia e se consideriamo che circa 8.000 sono i comuni, possiamo dire che non dico un comune su due, ma forse un comune su tre ha il proprio impianto e di conseguenza si trova oggi, visto che la pandemia ha colpito trasversalmente tutti gli impianti sportivi, ogni comune, un comune su tre, l'onere di affrontare questo argomento e di conseguenza anche il gestore. In un contesto di questo genere, la linea guida io credo che sia importantissima anche perché il riequilibrio economico finanziario nei contratti di concessione è un qualcosa che
capita per fortuna raramente. Il riequilibrio economico-finanziario ha come presupposto il verificarsi di fatti non imputabili al concessionario e comunque eccezionali, e per fortuna di questi fatti se ne verificano di rado. Uno di questi è la pandemia. Il fatto che parliamo di situazioni eccezionali evidenzia come la preparazione su questi argomenti inevitabilmente, e anche e soprattutto l'esperienza su questi argomenti inevitabilmente, non fosse molta. Oggi purtroppo ce la stiamo facendo questa esperienza, però in assenza di esperienza e molto spesso anche in assenza di competenza, perché non tutti possiamo sapere tutto, risultava ed è oggettivamente risultato difficile approcciare un tema così complesso. Ed è qui che nasce l'idea di appunto produrre un documento tecnicamente corretto, ispirato ai principi di legge fondamentali e anche alle migliori prassi, che mettesse a frutto l'esperienza fatta da parte degli operatori del settore, per condividerla con tutti, ripeto, a beneficio di tutti. Questa è un po' la ratio ispiratrice di queste linee guida, e continuo a dire che il lavoro di Forum Piscine, di ANCI e della Federnuoto per aver reso possibile la pubblicazione e la divulgazione di queste linee guida è un lavoro importantissimo in termini pratici e concreti, di utilità concreta. È chiaro che nell'illustrare le linee guida non evitiamo di leggerle, di passare in rassegna i dettagli, perché non è questo il contesto e tutti hanno la possibilità di consultarle. Quello che può essere utile fare è esporre, diciamo, i suoi elementi essenziali e anche appunto le sue ratio ispiratrici, oltre che le logiche di cui abbiamo appena parlato. Un punto che voglio sempre sottolineare anche con una certa enfasi è questo, sempre avendo un occhio agli aspetti pratici, alle difficoltà pratiche che si sono incontrate nell'attuare, ove è stato possibile, accordi di riequilibrio nella circostanza della pandemia. Molto spesso le amministrazioni, i funzionari, poi la dottoressa Rogora ci porterà la sua esperienza, le amministrazioni hanno avuto la preoccupazione che, andando a discutere di contratti e di variazioni contrattuali, violassero quel importantissimo principio per cui invece i contratti pubblici che sono affidati attraverso procedura di evidenza pubblica non si possono modificare, cioè l'attuazione del principio della par condicio. E quindi di fronte a questa preoccupazione hanno anche dimostrato una sorta di reticenza ad affrontare questo argomento. Invece va sottolineato, ripeto, con grande enfasi il fatto che quando si va a fare un riequilibrio non si va a modificare un contratto, si va a fare esattamente l'opposto. Un contratto nell'ambito, un contratto pubblico viene affidato in un determinato contesto, e quando si parla di concessioni pubbliche, quel contesto consente anche di definire i presupposti e gli elementi di equilibrio economico-finanziario di quel contratto, presupposti che vengono, diciamo, cristallizzati attraverso la gara e l'offerta che risulta aggiudicataria nella gara. E quei presupposti dovrebbero essere mantenuti nel corso di tutta la durata del contratto. Ma se si verifica una condizione eccezionale non imputabile al concessionario, come quella della pandemia che stiamo purtroppo vivendo, viene a cambiare il cosiddetto sinallagma contrattuale, cioè quei presupposti e quelle condizioni vengono meno, e di conseguenza bisogna, per ripristinare quelle condizioni iniziali alle quali il contratto è stato affidato, bisogna intervenire sul contratto. Ed è quello che si va a fare nell'ambito del riequilibrio. Quindi il riequilibrio è allo scopo di ripristinare le condizioni iniziali del contratto, che sono cambiate per fattori non imputabili al concessionario, e non si tratta invece di una modifica non consentita. Quindi su questo è opportuno tranquillizzare tutti coloro che affrontano l'argomento. Dopodiché, è fatta questa, ripeto, ritengo fondamentale premessa, abbiamo evidenziato come, sempre nell'ottica di rasserenare gli animi
quando si tratta, ripeto, di affrontare un argomento difficile e complesso, abbiamo evidenziato come il riequilibrio nasce innanzitutto nei principi fondamentali della normativa generale in materia di partenariati e di concessioni, peraltro riportando anche appunto tutte le norme che si sono succedute nel tempo, le norme generali che si sono succedute nel tempo su questi argomenti. Poi, come sappiamo, abbiamo avuto, per fortuna, l'applicazione di una norma speciale ispirata ai principi generali, delle norme generali del codice, dei codici che si sono susseguiti nel tempo, e questa norma speciale è quella del decreto rilancio, che non ha fatto, ripeto, altro che attuare quei principi nel particolare contesto del decreto rilancio, nel particolare contesto della crisi pandemica, nel particolare settore delle gestioni degli impianti sportivi. E questa norma, diciamo che è una norma ben fatta, una norma chiara, una norma che ha contestualizzato appunto la regola del riequilibrio economico-finanziario nell'ambito della situazione attuale e con riferimento alle gestioni degli impianti sportivi, evidenziando quali sono gli effetti da riequilibrare, parlando espressamente di minori ricavi e di maggiori costi. Infatti, quando tu, Marco, dici qual è il modo migliore di diciamo utilizzare queste linee guida e comunque di approcciare il riequilibrio, il modo migliore è quello di seguire, proprio per non sbagliare, anche se vogliamo pedissequamente, il testo della norma speciale che è stata introdotta proprio a questo scopo, perché se uno segue pedissequamente quel testo, ed è anche un po' ciò che vuole fare la linea guida, diciamo che riesce ad individuare un percorso, se vogliamo anche chiaro, non dico semplice, ma sicuramente chiaro, per arrivare a quello che è un obiettivo che deve essere senza dubbio condiviso tra gestore comune, tra concessionario e concedente. Le linee guida poi offrono degli spunti diciamo di dettaglio rispetto a ciò che la legge indica, come dicevo, in termini di traccia, di tracciato, e questi spunti sono il frutto, da una parte, dell'esperienza maturata nel corso di oltre un anno, diciamo, perché le linee guida sappiamo che sono di maggio, sono state redatte a maggio, ma la crisi è ben più anziana. Quindi le linee guida, sul solco di quella del tracciato dalla legge, indica alcuni spunti molto operativi, cioè quali ricavi andare, o meglio, scusate, ancora più precisamente, quali costi o quali maggiori costi andare a vedere caso per caso, su cui andare a mettere il focus e la lente di ingrandimento per individuare il valore del disequilibrio generato dai maggiori costi. I minori ricavi, no? Soprattutto nei periodi di sospensione delle attività, però visto che ciò di cui stiamo parlando è un qualcosa che appunto deve essere fatto nell'ambito del partenariato pubblico-privato e quindi per definizione deve essere razionale, equo, non parliamo soltanto dei maggiori costi, ma dobbiamo parlare anche dei minori costi che effettivamente e oggettivamente ci sono stati nei periodi di sospensione delle attività. Tutto questo va messo insieme nella individuazione dei valori del disequilibrio economico-finanziario sulla base diciamo un'operatività che, sempre per quello che viene suggerito attraverso linee guida, non ci dobbiamo inventare, perché se ci inventiamo le cose rischiamo di sbagliare o rischiamo, ancora peggio se vogliamo, di non capirci tra concedente e concessionario nell'ambito di questi tavoli di lavoro che, ripeto, devono avere obiettivi comuni. L'operatività di questa operazione viene suggerita sulla scorta di un documento di prassi, ma ancorché di prassi dotato di una enorme autorevolezza, che è lo schema del contratto di partenariato pubblico-privato, meglio di concessione, che è stato, guarda caso, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze proprio a cavallo tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, che è stato approvato dalla Ragioneria dello Stato, che è stato approvato dall'ANAC, che peraltro è stato redatto con la collaborazione della Fondazione IFEL, costituita dall'ANCI, quindi, ripeto, la massima autorevolezza per questo argomento, per questo documento, ma che poi tratta l'argomento del riequilibrio con una chiarezza e con una capacità di
entrare nella concretezza del problema notevoli, tanto per cui anche qui il miglior modo per poi affrontare la questione è seguire questa indicazione del modello di contratto che, ripeto, ci dà proprio la modalità operativa di attuazione dell'operazione. Le linee guida si concludono con delle FAQ. Le FAQ da dove nascono? Nascono, ripeto, dall'esperienza di cui parlavo prima. Ci siamo confrontati su decine di tavoli a cui hanno seduto concessionari e concedenti su questi argomenti, e nell'ambito di quei tavoli sono venuti fuori molti problemi anche di ordine pratico. Questi problemi sono stati affrontati, il più delle volte per fortuna sono stati risolti, e questi problemi sono stati riportati nelle FAQ, così come sono state riportate anche le soluzioni. Ripeto, sempre nell'ottica di fornire uno strumento operativo. L'ultima cosa che voglio dire, Marco, poi senza dubbio ti lascio la parola, è che al di là del fatto che, ripeto, io credo che le linee guida saranno utili e importanti, e saranno soprattutto utili sotto il profilo operativo, ciò che rappresenta la base di partenza per arrivare possibilmente ad un buon risultato è l'approccio, che deve essere quello corretto, assunto da entrambe le parti. Deve essere un approccio innanzitutto serio e consapevole, e affiancato anche dalle giuste competenze, perché, ripeto, parliamo di argomenti e di operazioni dotate sicuramente di una certa complessità e di un elevato tecnicismo. Ottimo. Ti faccio ancora una domanda, la risposta ovviamente non sintetica, ermetica. Possiamo quindi dichiarare e dire che, vista la situazione emergenziale generale, abbiamo la possibilità, mi riferisco operatori e amministrazioni comunali, di rivedere le concessioni, quindi il rapporto tra l'amministrazione e il gestore, proprio perché si è verificato questo fatto straordinario dove il sinallagma contrattuale è cambiato. Quindi possiamo dichiarare che abbiamo l'opportunità di utilizzare delle modifiche relative alla durata della concessione, a rivedere eventuali canoni concessori, a rivedere i tempi degli interventi che erano previsti nella proposta fatta dal gestore all'amministrazione. C'è la possibilità di rivedere le tariffe? E in ultimo, le amministrazioni comunali hanno l'opportunità, vista la situazione straordinaria, nella rivisitazione dei PEF, di prevedere dei contributi in conto gestione? Lorenzo. Assolutamente sì e assolutamente sì, proprio per quello che dicevo prima. Questo non si potrebbe fare in circostanze normali, perché appunto vi sarebbe una evidente iniquità, tradotto in termini tecnici, violazione del principio della par condicio, perché chi ha partecipato o ha scelto di non partecipare a quella gara e quindi non è risultato aggiudicatario, se vedesse che altri che invece hanno avuto quell'aggiudicazione hanno la possibilità di modificare liberamente il contratto, avrebbero evidentemente da ridire, e giustamente e legittimamente da ridire. Se questo viene fatto per ripristinare le condizioni originarie, appunto, che vigevano nel momento in cui la gara è stata fatta ed aggiudicata, si può assolutamente fare. E aggiungo che tutti gli elementi che tu hai esposto sono elementi, come eventuali strumenti di riequilibrio, sono elementi citati nelle linee guida, che possono essere combinati tra di loro. Quello che dico per chiudere la risposta è che è chiaro che tutto ciò, cioè queste modifiche, non si possono fare in maniera casuale, perché se fossero fatte in maniera casuale sì che rappresenterebbero delle modifiche illegittime, devono essere fatte con la precipua finalità di ripristinare le condizioni iniziali. Quindi io non posso aumentare un contributo, erogare un contributo inventandomi il valore di quel contributo. Il valore di quel contributo, dell'aumento di quel contributo, deve essere puntualmente pesato in quanto funzionale a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario venuto meno a causa di questo evento eccezionale. Ottimo.
Direi grazie per la sintesi e a questo punto mi dai l'opportunità di farti ancora una domanda più insidiosa. Mi sembra di aver capito dalla tua esposizione che non ci sono dei limiti se non quelli della coerenza con la rivisitazione del PEF. Quindi, come dire, i binari dentro i quali l'amministrazione comunale e il gestore dovranno stare all'interno di questo tavolo è rimettere in equilibrio il PEF. Esistono dei limiti relativi alla proroga, quindi alla durata? Cioè l'amministrazione comunale deve comunque rientrare nel parametro della durata dentro all'interno di un certo numero di anni, perché qualche decreto l'aveva previsto e parlava di 3 anni. Ci si deve rifare a quello per quel decreto o c'è l'opportunità, qualora ci fossero tutti i presupposti, di andare oltre questo periodo? La domanda è insidiosa, hai ragione. Ed è tutto sottoscrivibile quello che hai detto in premessa, e cioè sì, bisogna ripristinare l'equilibrio economico-finanziario, lo ha detto l'ANAC, parlando di indici finanziari che devono essere riportati e di bancabilità che devono essere riportati allo stato originario. Quindi non c'è limite alla modifica contrattuale, purché, come dicevo prima, quella modifica sia prettamente calibrata a quello scopo. Devo precisare, per come dire, esporre meglio l'argomento, che se in effetti una regola granitica della disciplina dei contratti pubblici è quella per cui i contratti ordinariamente non si cambiano, perché sennò si violerebbe il principio della par condicio, in particolar modo con il codice del 2016, quindi col codice attualmente vigente, si è introdotta comunque un'eccezione a questa regola, per cui a certe condizioni, al di fuori delle logiche del riequilibrio economico-finanziario, qualche mutamento può essere fatto, può essere affidato un lavoro aggiuntivo, può essere introdotto qualche elemento nuovo, però qui sì, entro certi limiti, ci sono anche dei valori percentuali da calcolare sulla base del valore del contratto. Quando parliamo di riequilibrio, invece, questi limiti non ci sono, proprio per quello che dicevo prima, perché non è una variazione del contratto, ma o meglio del rapporto contrattuale, ma invece una variazione del contratto finalizzata a ripristinare le condizioni del rapporto contrattuale originarie. Rispetto al tema della durata, che è appunto la domanda insidiosa, in effetti, e credo che la dottoressa Rogora avrà qualcosa da dirci in proposito, in effetti purtroppo invece il decreto rilancio, che è la norma speciale sul riequilibrio, come dicevo, introdotta proprio per la crisi epidemiologica e proprio per gli impianti sportivi, fissa questo limite dei 3 anni rispetto alla possibilità di riequilibrare attraverso la durata. Devo dire che questo limite non c'è affatto nell'ambito della norma generale, e infatti non lo si spiega molto bene questo limite, almeno da un punto di vista tecnico-giuridico. Magari si può spiegare, talvolta in alcuni tavoli di confronto di cui si parlava prima è stato spiegato così, questo limite introdotto dal decreto rilancio si spiega col fatto che il decreto rilancio è intervenuto dopo il primo lockdown, no? In cui abbiamo avuto gli impianti sportivi chiusi tra marzo e maggio dello scorso anno. E allora probabilmente chi ha scritto quella norma ha pensato che 3 anni fosse un tempo adeguato in proporzione al periodo di sospensione dell'attività che si era avuto. Se noi ragioniamo in questi termini o con questa logica, dovremmo pensare che il limite possa essere sforato, perché sappiamo che dopo il lockdown della primavera dello scorso anno ne abbiamo avuto un altro che più o meno sta perdurando tuttora. Ma comunque, certo, al di là di questo, che è questa che è una riflessione pratica, c'è, ripeto, il ragionamento tecnico-giuridico, per cui non si dovrebbe, considerare questo limite, anche se purtroppo capisco che sia difficile farlo, perché c'è. E comunque, da ultimo, teniamo conto che, visto che l'obiettivo stabilito dalla norma è quello del riequilibrio, se si volesse considerare questo limite e con un riequilibrio, con una proroga limitata a 3 anni, non si riuscisse a raggiungere il riequilibrio, non si può fare a meno di attingere da tutti gli altri elementi di cui hai parlato, per fare degli esempi anche tu, Marco, perché poi combinandoli con quello della proroga triennale, perché poi alla fine, ripeto, il riequilibrio è l'obiettivo che va raggiunto. Ottimo, grazie Lorenzo, ti invito a leggere la domanda di Enrico, a cui risponderai, direi tu, al tuo prossimo intervento. Hai citato la dottoressa Rosella Rogora, che inviterei a rispondere a un'altra domandina di quelle abbastanza complicate, ovvero la criticità o le criticità, principali che ha dovuto affrontare
proprio nella rivisitazione del PEF nella sua esperienza e nel suo comune. Sì, allora dunque, grazie ai precedenti interventi avete già posto l'attenzione su quelle che sono state anche delle problematiche pratiche, no? Non da ultimo il problema della proroga, il limite, il fatto di applicare quindi invece dei principi generali che questo limite non lo prevedevano, no? Perché comunque il codice dei contratti ci dice che la cosa necessaria al momento del riequilibrio è arrivare appunto al riequilibrio. Quindi noi dobbiamo pensare, ve lo dico da funzionario comunale dell'ufficio sport, che ci siamo subito quindi trovati con tanti impianti con delle caratteristiche diverse. Quindi mi soffermo proprio all'inizio su questo problema del limite così completo per poi fare quindi un intervento un pochino più complessivo sulle criticità che anche le amministrazioni quindi hanno vissuto, quindi stanno sicuramente vivendo. Gli impianti sono diversi. Allora io faccio il responsabile all'interno quindi di un comune che è di piccole e medie dimensioni, non arriva ai 15.000 quindi abitanti, però è un comune ricco dal punto di vista degli impianti. Quindi ho due piscine, ho quindi un velodromo, un bocciodromo, tantissimi impianti, da questo anche un po' la mia volontà di specializzarmi, di capire meglio come funzionano. Come ha detto l'avvocato Bolognini, però prima della pandemia non avevamo conosciuto questa problematica del riequilibrio economico finanziario, quindi una prima difficoltà è sicuramente stata quella di analizzare delle norme che per un ufficio sport potevano essere anche un pochino ostiche. Io ho il vantaggio di essere un avvocato e di aver lavorato proprio sulle piscine insieme all'avvocato Bolognini, quindi ci siamo subito capiti e siamo da subito riusciti a creare quindi un rapporto di collaborazione. Questo mi ha molto, devo dire che mi ha molto quindi aiutato. Sugli impianti, come vi dicevo, ognuno ha le sue caratteristiche, quindi io sono stata molto fedele al codice dei contratti da subito nel dire ogni impianto avrà la sua nuova quindi regolamentazione in ordine all'equilibrio economico-finanziario, perché nel momento in cui noi dobbiamo arrivare, abbiamo lo stesso obiettivo, siamo dalla stessa parte del concessionario da questo punto di vista, a garantire un servizio pubblico, non con determinati standard che noi comunque approviamo e fissiamo all'interno di una gara di concessione, non possiamo quindi non considerare che ogni impianto avrà il suo piano economico finanziario, ogni impianto avrà il suo intervento. La prima difficoltà, a parte questa, che grazie un po' all'esperienza quindi siamo riusciti subito a diciamo ovviare, quindi a capirci, a venirci incontro e anche a risolvere, quindi anche attraverso il segretario comunale, questo problema del tecnicismo e di affrontare queste norme che in questo caso erano tutte, avevano tutte la stessa ratio, e quindi secondo me l'unico modo per affrontarle laddove ci sono anche delle piccole differenze, tipo quella del limite quindi di 3 anni, non avuto subito ma avuto in sede di conversione del decreto rilancio, è quello sempre di guardare alla ratio quindi della norma e alla sostanza, alla concretezza. Alla fine le piscine sono un impianto, per me il mio preferito, parlo però da sportiva, da nuotatrice, quindi mi trovo benissimo nelle cose che avete detto prima perché le condivido completamente, quindi non mi soffermo. Però è anche un impianto che ha dei costi diversi rispetto quindi agli altri impianti, una pesantezza diversa proprio in termini quindi di costi e di anche quindi di ricavi, di utenza, un PEF complesso. Quindi il primo problema, al di là del comprendere le norme, del fatto che mi sono ritrovata senza questo documento, infatti la presentazione di questo documento in parte supera questo tipo di problematiche, perché da oggi in avanti, d'ora in poi, avremo uno strumento che ci chiarisce bene quindi come comportarci e che ci dà anche delle alternative, perché arrivo alla prima criticità, il primo problema è quello delle risorse. Il comune, io mi sono trovata ad affrontare il problema del riequilibrio economico finanziario dei miei impianti sportivi in un momento di quadratura del bilancio, e quindi io ho subito capito che potevo aumentare i contributi laddove quindi era possibile farlo sempre in coerenza col PEF, abbattere i canoni, abbattere le utenze. Queste sono tutte delle modalità operative che aiutano quindi il concessionario e mi portano, quindi mi riavvicinano al riequilibrio economico finanziario. Sono tutti quindi gli interventi che il decreto rilancio ha previsto. È chiaro che però se il comune non ha da mettere concretamente delle risorse e sta in piedi grazie ai finanziamenti che arrivano anche in periodo Covid, si trova ancora di più con una difficoltà economica finanziaria. E quindi io ho agito, ad esempio, ve lo dico molto concretamente, molto sulla possibilità del prolungamento, perché il prolungamento mi permetteva di
permettere al mio gestore, al mio concessionario di accedere a dei finanziamenti, a dei finanziamenti anche lunghi, per quello vi dico che a volte il 3 anni non ha senso rispetto a un determinato tipo di impianti, proprio perché magari per andare avanti avevano bisogno di accedere a dei finanziamenti più lunghi, perché quando io accedo a un finanziamento la prima cosa che mi chiede l'ente, la banca, il credito sportivo è che io devo avere la titolarità di quell'impianto per lo stesso numero di anni in cui io decido di accedere al finanziamento. E quindi, e da questo punto di vista il documento è scritto veramente bene, dovete quindi considerare, dovete porvi nelle due alternative. Ci sono risorse che potete mettere in campo, ok, lavoriamo su un mix di interventi che magari parla di prolungamento, ma che parla anche di un intervento di abbattimento canone, di contributo piuttosto che di abbattimento utenze, di interventi ulteriori laddove possibili, laddove ce n'è bisogno anche nella sostanza. Laddove invece, questo è il problema più grande delle amministrazioni, io queste risorse non ce le ho perché non riuscivo nemmeno a quadrare quindi il bilancio comunale, allora lì agiamo quindi eventualmente su un prolungamento e su altri tipi quindi di interventi che sono comunque quindi specificate, ad esempio le tariffe, mi viene da dire, sono all'interno del documento. Quindi diciamo che questo documento ci aiuta dal punto di vista dei tecnicismi, nell'affrontare quindi il riequilibrio economico-finanziario per settori comunali che magari non avevano avuto in passato questa necessità, fortunatamente, e anche proprio nel superare quindi il problema delle risorse laddove questo problema, quindi, ahimè, purtroppo molte amministrazioni si trovano comunque a farci conti. L'altra cosa, e chiudo qui poi il mio intervento rispetto alle criticità, l'altra cosa che ho riscontrato è la difficoltà di aver lavorato in un problema incerto, incerto per tutti, incerto per la pandemia, incerto per i servizi comunali in generale, incerto per gli impianti sportivi. Abbiamo avuto un primo lockdown, abbiamo avuto un investimento per riaprire e poi ne abbiamo avuto un secondo. Quindi io ho lavorato sul riequilibrio economico-finanziario in momenti diversi e il lavoro, quindi secondo me, perché non diventi veramente ingestibile, deve essere visto in progress, deve essere visto anche introducendo delle clausole contrattuali che magari mi permettono un adeguamento al verificarsi di determinate condizioni. Ci devono essere step di verifica. Devo pensare che ho iniziato un lavoro ma che non l'ho ancora finito. Allora in questo modo, secondo me, riusciamo ad affrontare la situazione. Ci dobbiamo riuscire per forza, poi mi viene da dire. Ottimo, la ringrazio Avvocato, direi che è stato un intervento sintetico, chiaro, mi sento solo di dire questo, quindi le difficoltà hanno riguardato innanzitutto, come dire, a trovare le norme di riferimento e quindi consideriamo lo strumento delle linee guida utile ad affrontare proprio queste difficoltà. Le risorse economiche. Lì dipende da ogni amministrazione comunale, questo è evidente, e aggiungo anche, come dire, più che una difficoltà, un suggerimento, cioè quello di tenere un atteggiamento, come dire, innovativo, sapendo di dover, come un buon sarto, no? Abbiamo la stoffa, dobbiamo cercare di ricostruire un abitino sulla nuova situazione, ecco, che probabilmente non può essere ripetuto in modo standard su ogni comune o addirittura anche all'interno dello stesso comune su ogni impianto, perché ogni situazione va valutata, come voi avete fatto molto bene, in modo specifico. Bene, a questo punto tornerei alla Federnuoto, quindi al segretario generale Antonello Panza, a quale farei una domanda molto diretta. Abbiamo appena detto che la maggior parte dei gestori degli impianti natatori sono società sportive, no? ASD e SSD. Abbiamo parlato della posizione invece dei proprietari di casa, no? Quindi delle amministrazioni comunali, delle amministrazioni pubbliche. Ma quale consiglio dare ai gestori e quindi alle società affiliate in una situazione come questa? Quale consiglio possiamo dare a tutti loro per approcciarsi nel modo corretto con le loro amministrazioni comunali? Marco, molto sinteticamente, innanzitutto volevo ringraziare l'avvocato Rogora, Rossella Rogora, perché ha detto una frase che per me contiene già la risposta alla domanda, che non è secondaria, siamo dalla stessa parte, per cui rendersi conto che da questa situazione possiamo uscire lavorando con un'impostazione nuova
più quasi di partenariato che non di soggetto erogatore di servizi o i comuni come appaltatore di servizi, soprattutto economici, che è una tendenza che negli ultimi anni ha un po' caratterizzato l'affidamento e l'impiantistica pubblica, soprattutto natatoria, che come sempre ricordava l'avvocato Rogora è una specificità la gestione dell'impianto sportivo natatorio che per caratteristiche non sempre si sposa a criteri soltanto di sfruttamento commerciale, anzi, per cui negli anni passati, anche per le difficoltà finanziarie dei comuni, si è assistito a delle modalità di messa a bando e di affidamento di impianti che non hanno retto molte volte. A volte anche forse per qualche avventura di qualche gestore un po' disinibito, ma molte altre volte perché evidentemente l'idea dell'impianto solo come elemento e asset patrimoniale che può dare un ricavo economico alle amministrazioni, solo da questo punto di vista non ha funzionato. E questo però impone, e rispondo alla tua domanda, anche nella consapevolezza dei gestori di saper interloquire correttamente con le amministrazioni comunali, e perché, come Bolognini ricordava, occorre anche una qual certa capacità e competenza tecnica nel destreggiare alcuni strumenti, alcuni ne abbiamo parlato, alcuni sono ribaditi dalle linee guida di equilibrio economico-finanziario che stiamo commettendo, altre sono già previste dal codice degli appalti del 2006 dal codice vigente, ma sono strumenti che hanno un contenuto tecnico di un certo spessore, per cui in questa sfida che ci vede tutti dalla stessa parte, dunque faccio mia una frase a cui credo molto, l'importante è che ci sia anche una consapevolezza di mettere nelle condizioni le amministrazioni comunali di interloquire tecnicamente su tematiche che non sempre sono specificamente tecnico-organizzative e sportive, ma finanziarie, economiche e giuridiche. Ecco, su questo molti già lo fanno, ci sono società molto ben attrezzate, ma è importante anche per ottenere ascolto e ottenere assistenza e fare partenariato da questo punto di vista, che il livello di interlocuzione si evolva anche sotto il profilo della capacità di padroneggiare e di trattare argomenti e tematiche tecnico-giuridiche, amministrative, che non sono alla quotidiana portata di tutti perché sono molto specifiche. Ecco, per questo un suggerimento, sinceramente mi sento alla tua domanda che di poter rispondere con questo, con questa osservazione, forse se vuoi banale, ma che è importante. Ho lavorato anch'io con le amministrazioni comunali per la gestione di impianti sulle concessioni, quando si incontrano competenze e capacità, e devo dire che è tutto molto più semplice, nonostante le difficoltà del contesto. Bene, grazie ad Antonello Panza. Io aggiungerei ancora un aspetto a quello che hai detto, e mi è venuto in mente proprio mentre parlavi, no? Perché sai bene le difficoltà che abbiamo avuto con alcune amministrazioni comunali, è vero, i temi erano su grandi impianti. Spesso ci si ferma e ci si blocca di fronte ad un altro aspetto, che è quello della volontà. Se non c'è la volontà da parte delle amministrazioni, non si va da nessuna parte. Questo ci tenevo a sottolinearlo. Dall'altra parte, però, voglio ricordare che ci deve anche essere la disponibilità da parte dei gestori. Se non troviamo questa situazione, non riusciamo ad andare da nessuna parte. Quindi ci tenevo a sottolinearlo. Grazie Antonello. Grazie. Allora, io tornerei in Liguria, quindi a Bogliasco, dall'avvocato Bolognini, a cui chiederei di rispondere alla domanda interessante di Enrico, il quale chiede cosa consigliate nel caso in cui una società debba ancora firmare con l'amministrazione un contratto di concessione, ovviamente dopo aver vinto una gara, si riferisce alla questione della rimodulazione del PEF. Lorenzo. Grazie innanzitutto ad Enrico per la domanda. La domanda è interessante e pertinente, anche perché effettivamente questa cosa, come si può ben immaginare, è successa e neanche troppo isolatamente. Anzi, io in particolare credo di averla dovuta affrontare 3-4 volte
proprio in queste settimane, in questi mesi, perché effettivamente per fortuna il mondo non si è totalmente fermato a causa del Covid. Le gare effettivamente anche nelle more del Covid o durante il Covid si sono fatte, qualcuno le ha vinte, e chi le ha vinte, come presumo Enrico, giustamente si pone il problema di dire: ma io quindi non ho diritto al riequilibrio. Invece sì, assolutamente sì, e lo dico ovviamente argomentando in termini tecnico-giuridici. Innanzitutto l'ANAC, nell'ambito delle sue varie decisioni, anche nei pareri che via via esprime, aveva chiarito che anche il cosiddetto evento destabilizzante, in questo caso stiamo parlando della crisi pandemica, che si verificasse nel corso della durata della gara, che poi giunge all'affidamento del contratto, è un evento destabilizzante di cui bisogna tenere conto per attuare il meccanismo del riequilibrio. Cioè non solo gli eventi destabilizzanti successivi alla firma del contratto determinano l'esigenza del riequilibrio, ma anche quelli che si verificano nel corso di gara, anche perché se vogliamo semplice capirlo, se il principio è quello di garantire l'equilibrio economico finanziario delle concessioni al netto ovviamente del rischio operativo che deve assumere il concessionario, quindi non stiamo parlando di fatti imputabili al concessionario ma di fatti eccezionali, se devono mantenere l'equilibrio economico finanziario delle concessioni, che è funzionale alla garanzia dello standard qualitativo del servizio, anche se l'evento destabilizzante si sviluppa nel corso della gara, non c'è motivo per non applicare le norme sul riequilibrio, esattamente come quando invece l'evento si sviluppa dopo la firma del contratto. Poi c'è una sentenza interessante del TAR Lazio, che è della fine dell'anno 2020, insomma mi pare novembre-dicembre, che si riferisce proprio al tema Covid, che dice questo: dice il Covid è vero che è un evento diciamo non più imprevisto e non più imprevedibile quando la gara viene fatta e il Covid già c'è, e ci si riferiva in effetti ad una gara indetta quando il Covid già c'era. Ma ciò che è imprevisto, imprevedibile e in quanto tale merita, no, il riequilibrio, è l'effetto del Covid, per cui noi ancora oggi abbiamo enormi difficoltà a prevedere quale sarà il futuro degli effetti del Covid. E quindi anche questo precedente giurisprudenziale ci aiuta a rispondere alla domanda di Enrico, dicendo senza dubbio anche chi firma il contratto oggi ha diritto al riequilibrio, perché sta subendo come tutti gli altri l'evento eccezionale del Covid, di cui non ha tenuto conto evidentemente quando ha impostato la sua gara. Bene, grazie Lorenzo, e aggiungo alla interessante domanda di Enrico, che ho visto, e magari poi ti invierò copia, non cito il comune per questione di riservatezza, addirittura tra gli articoli gare d'appalto di questo periodo, come dire, l'esclusione da parte di quell'amministrazione comunale proprio della volontà di rivedere le clausole in caso di pandemia. Credo che si possa discutere, ecco, su questo articolo presente in quella gara. Comunque è sicuramente un argomento molto caldo, ma comprendo anche le amministrazioni comunali che devono bandire, come dire, degli appalti in questo periodo sugli impianti sportivi, sugli impianti natatori, che in qualche modo cercano anche di tutelarsi, no? Quindi, e dall'altra parte si deve tutelare anche il gestore. Quindi è un momento sicuramente molto difficile per tutti per indire una gara. Adesso tornerei invece alla dottoressa Rogora, quindi tornerei in Lombardia, e chiederei di rispondere alla domanda di Michele. Ovvero Michele chiede nello specifico dell'esperienza dell'avvocato: il prolungamento è sempre stato ipotizzato nel limite dei 3 anni, oppure, vista l'assenza di altre soluzioni, la durata è stata superiore? Chiedo a Rosella veramente di essere sintetica perché siamo verso la fine. Grazie. Va bene.
Sì, è molto facile essere sintetica in questo caso perché la durata è stata superiore. Io non avevo altri grandi strumenti, quindi come dicevo prima, e quindi abbiamo previsto un prolungamento che permettesse il riequilibrio economico del PEF. Se è un collega, sono disponibilissima quindi anche a passare eventualmente quindi il materiale. È chiaro che ho dovuto argomentare bene, in questo momento qua bisogna motivare bene le delibere. Sono partita dai principi generali del codice dei contratti, ho fatto capire, quindi vista la situazione economica, quindi finanziaria, quindi dell'ente, che non avevo altri strumenti per arrivare ad un riequilibrio se non aumentando, quindi prolungando per il numero di anni necessario. Il numero di anni è collegato al riequilibrio, quindi del PEF. Quindi io ho lavorato quindi in questo modo, sono chiaramente va ben motivato proprio perché c'è questo limite del rilancio, tenete conto, come ha detto l'avvocato Bolognini, che il limite è stato previsto dopo il primo lockdown, quindi se poteva avere un senso, che poi aveva un senso se era insieme ad altri interventi, perché sennò secondo me già il senso ce l'aveva poco, perché la durata del prolungamento deve permettere insieme o da sola l'equilibrio economico-finanziario, perché stiamo erogando un servizio pubblico con determinati standard. Quindi va ben motivato anche in riferimento al fatto che il 3 anni, secondo me, è normativa superata da un secondo lockdown molto lungo, ancora in parte in corso, e quindi al massimo possiamo auspicare anche un intervento legislativo, quindi in materia, che avrebbe quindi sicuramente potuto risolvere meglio questa situazione. Comunque sono disponibile a spiegarmi ancora meglio, a mostrare gli atti, la delibera è stata costruita con molta quindi attenzione. Bene, grazie anche per la capacità di sintesi. Io lascerei adesso la parola a voi tre per le considerazioni finali e i saluti, e andrei proprio verso la chiusura. Siamo già oltre i tempi previsti. Quindi passo la parola nuovamente alla Federnuoto nella figura del suo segretario generale Antonello Panza per le considerazioni finali, e vi informo che avete 3 minuti, massimo 4 a testa. Grazie Antonello. A te e grazie soprattutto all'organizzazione per questa occasione ulteriore di incontro e di confronto su questo documento fondamentale. E le cose importanti i miei colleghi relatori le hanno ben individuate su questo documento, le potenzialità che può avere, uno strumento secondo me importante che può consentire in quella logica di partnership che ho già richiamato tra gestori, società e comuni, di poter avere un cruscotto di strumenti. Sono vari, abbiamo parlato della durata, abbiamo parlato di contributi, abbiamo parlato anche di una serie di strumenti che possono consentire il riequilibrio, e credo che il documento che abbiamo oggi esaminato in sintesi sarà poi esaminato da tutte le persone che oggi ci hanno ascoltato, e su questo voglio semplicemente concludere ribadendo la volontà della federazione su questo di supportare al massimo tutto il nostro mondo delle associazioni, società e gestori degli impianti, per cui sul documento a cui abbiamo collaborato ringrazio Bolognini, Lanci e Forum per aver voluto fortemente la redazione di queste linee guida, siamo insieme a loro e con loro e con voi disponibili in sede di attuazione e di applicazione per cercare di individuare tutte le possibili nella pratica tutte le possibili attuazioni di questo strumento, che è uno dei strumenti che può essere utilizzato. Non basta, non è il solo, non è l'unico. La crisi prodotta dalla pandemia sul movimento sportivo natatorio è enorme, ma insomma da qualche parte si deve pure iniziare, e credo dunque in questo senso le linee guida sono una prima grande risposta importante, e per cui ti confermo e confermo a tutti la presenza, la disponibilità e l'impegno quotidiano della federazione insieme alle amministrazioni interessate, ai gestori, alle società, per quanto di nostra competenza, per quello che è il nostro tema e il nostro lavoro, di assistervi e lavorare insieme a voi per cercare di farne uno strumento operativo e risolutivo al massimo delle sue possibilità. Grazie.
Grazie Antonello, ora a Lorenzo Bolognini, e siccome sono arrivate un paio di domande a cui vorrei che desse risposta, ti regaliamo un minuto in più, che non vuol dire 5, ma vuol dire 4 e mezzo. E a te la parola, ti chiederei di rispondere alla domanda di Gianfrancesco. Te la leggo, buongiorno, come applicare l'articolo 216 nel caso in cui a monte non esista il PEF, sulla base di quali parametri economico-finanziari? Lorenzo. Grazie, grazie anche per la generosità sul tempo, Marco. grazie della domanda. La domanda è interessante e appunto anche in questo caso non parliamo di casi isolati. Anzi, si è verificato anche questo talmente spesso come caso che è stato trattato nell'ambito delle FAQ che si trovano nella parte finale delle linee guida. Quindi riassumendo la risposta delle FAQ, quello che certo non è facile, già è difficile se poi non c'è il parametro dato dal piano economico finanziario, risulta ancora più difficile, ma questo non significa che in assenza di un PEF alla base non si debba praticare il riequilibrio, perché una concessione anche diciamo priva di PEF è pur sempre una concessione, deve essere riequilibrata. Allora il consiglio pratico che viene dato attraverso linee guida, ed è anche quello che è stato attuato appunto nei casi pratici in cui il problema è stato riscontrato, è quello di provare a ricostruirlo il PEF, dove è possibile, perché c'è uno storico attraverso i bilanci del gestore che evidenziano appunto il dato storico di ricavi e il dato storico di costi sostenuti o percepiti in epoca pre-Covid, e per andare a vedere in quale misura invece il Covid ha inciso sul dato storico. Bisogna ricostruirlo, bisogna comunque andare avanti nella pratica del riequilibrio, altrimenti la concessione non può andare avanti. Non mi dilungo oltre perché non ho il tempo, ma la FAQ risponde alla domanda. Però ne hai ancora una, quindi ti sei guadagnato altri 30 secondi, 45, che è la domanda di Roberto. Roberto sostanzialmente dice questo, dice: l'effetto del Covid che provoca una minore entrata al gestore nell'attività futura, no? Lui sostanzialmente chiede questo: si può riconoscere anche la flessione della domanda, quindi probabilmente intende dei ricavi, no, all'interno del conto economico, nella rivisitazione del contratto con il comune, quindi diciamo un futuro diverso, un presente, un futuro diverso rispetto a quello che era stato previsto negli accordi iniziali? Anche in questo caso la risposta è sì. E anche in questo caso parliamo di una questione ampiamente affrontata sui vari tavoli di cui parlavamo. La risposta è sì, anche qui sulla base di argomenti tecnici. Ciò che va riequilibrato sono gli effetti del Covid. Se gli effetti del Covid sono stati prodotti dalle norme che hanno in qualche modo condizionato lo svolgimento delle attività a partire da quelle che hanno sospeso le attività, ma se gli effetti del Covid sono anche quelli, diciamo, che si sono riverberati, per così dire, sulla psicologia della gente, che come ricordava il segretario Antonello Panza potrebbe essere addirittura stata spaventata rispetto alla frequentazione degli impianti sportivi, anche questo è un effetto Covid, anche questo è un effetto di una causa di forza maggiore o comunque di un fatto non imputabile al concessionario, e anche questo è un elemento che va riequilibrato. Quello che potrebbe, aggiungo anzi per dire e per estremizzare il concetto, alcuni, io sono tra questi, ritengono che, visto che per quasi un anno si è stati senza impianti natatori e senza impianti sportivi, potrebbe anche essere che la gente sia abituata a fare attività sportiva in assenza degli impianti sportivi, diciamo col fai da te, e quindi potrebbe avere difficoltà a ritornare negli impianti sportivi. Anche questo è un effetto Covid. Il problema pratico e concreto sta nel misurare questo effetto nel rapporto che appunto, o meglio nel confronto che si instaura tra concedente e concessionario, per andare poi a introdurre questi effetti nei piani economici da utilizzare come strumenti o come cruscotto di riequilibrio, come ricordava Antonello. E anche qui, per dare un'indicazione sempre pratica e facendo sempre tesoro di un spunto di riflessione utilissimo dato dall'avvocato Rogora, è possibile introdurre nei contratti
o meglio negli accordi di riequilibrio, delle clausole di monitoraggio, per cui si dice se effettivamente l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni, vedremo ancora i ricavi e le frequentazioni non arrivare a livelli pre-Covid, possiamo ragionevolmente assumere che questo sia dovuto proprio ai condizionamenti portati nell'utenza dal Covid e quindi continueranno ad applicarsi gli strumenti di riequilibrio. Viceversa, se questi effetti non saranno più riscontrabili, i contributi magari previsti per il riequilibrio verranno a cessare. Ottimo, grazie Lorenzo. Passerei adesso alla dottoressa Rogora per le considerazioni finali, e a cui chiederei nei suoi ampissimi 3-4 minuti al massimo a disposizione quale suggerimento si sentirebbe di dare appunto ai suoi colleghi degli altri comuni italiani per affrontare nel modo migliore questa situazione. Sì, allora in parte lo abbiamo già detto, nel senso che la cosa principale è collaborare, sedersi ad un tavolo, chiamiamolo come vogliamo, di concertazione, di confronto, non più come due parti quindi contrapposte, che è tipico diciamo all'interno del sinalagma contrattuale, ma da questa volta, vista la difficoltà che il Covid quindi ha creato, l'eccezionalità di quello che si è verificato, sediamoci dalla stessa parte, pensiamo che stiamo dando un servizio pubblico, un servizio che deve avere determinati standard. Quindi sicuramente la collaborazione leale, la fiducia, il rispetto reciproco, a volte abbiamo difficoltà perché gli strumenti non sono semplici, a volte ci si chiede sia al funzionario ma anche al gestore dell'impianto di essere quasi degli economisti quando parliamo dei PEF, tanto che io questo lo do come suggerimento ai colleghi, a volte è difficile capirci in tutte queste tabelline di Excel che arrivano molto complesse. Quindi io ad esempio ho utilizzato molto la relazione illustrativa, nel senso che lì possiamo scrivere, quindi abbiamo la possibilità di spiegarci sia l'amministrazione sia quindi il gestore. Quindi poi se riusciamo anche a dare qualche grafico che ci dà la possibilità di capire gli indici, ricordate sempre che dovete considerare gli aspetti economici, proprio i costi e i ricavi, così come ci ha detto l'avvocato Bolognini, con tutti gli effetti Covid, ma dovete anche guardare il patrimonio, dovete anche guardare i flussi di cassa, perché gli operatori quindi dello sport hanno diritto a riniziare ad essere pagati e quindi ad avere quindi gli stipendi. Quindi grande attenzione al PEF, se non siete quindi in grado, ci sono comunque degli uffici, anche più deputati, gli uffici di ragioneria, ma anche dei consulenti che aiutano quindi in questo tipo di valutazioni. In alcuni casi il PEF è asseverato a monte, quindi andrà asseverato ancora prima di determinare quindi diciamo la modifica del contratto concessorio. Quindi comunque per riassumere, sicuramente collaborazione, sicuramente grande flessibilità, fiducia nei confronti del gestore, che è quello che conosce davvero quindi il mercato, conosce davvero l'impianto più da chi è magari anche appassionato, ma comunque fa il suo lavoro quindi dietro quindi ad una scrivania, quindi non può conoscere il mondo della piscina come chi è lì ogni giorno quindi a lavorarci. Quindi flessibilità e assolutamente quindi un po' di pazienza, nel senso che stiamo lavorando con un lavoro in itinere. Certo, mettiamo queste clausole che ci permettono di riequilibrare senza dover rifare tutto il lavoro quindi dall'inizio, teniamo conto che però non siamo ancora fuori completamente dal problema, alcuni effetti non siamo ancora in grado di stimarli, quindi un po' di pazienza, facciamo quello che riusciamo fissando anche un momento, perché è giusto dare al concessionario un momento quindi diciamo certo, cui sa di poter contare quindi sulla nostra presenza, però poi vediamolo come un lavoro quindi in itinere con anche un po' di creatività che rende più bello il nostro lavoro, insomma, fin fine. Grazie mille, avvocato, ancora dell'invito. Io a questo punto sottolineerei 3 punti. Anzitutto, come dire, le linee guida sono sicuramente lo strumento, però credo che la chiave per riuscire ad affrontare nel modo corretto il problema degli impianti sportivi e degli impianti natatori in Italia sia racchiuso nella parola dialogo. Serve assolutamente dialogo tra le amministrazioni comunali e i gestori degli impianti sportivi. Seconda considerazione, ecco, che il lavoro che state facendo, che stiamo facendo tutti insieme, tra gestori, tra proprietari e quant'altro, ricordiamoci che servirà a 4 milioni e mezzo di italiani. Quindi
come dire, è un servizio importante quello che stiamo portando avanti, sia come associazione di categoria, sia come forum piscine, sia come federnuoto che come comuni italiani. Dunque, teniamo duro. Ricordo a tutti che ad ottobre, nelle date del 12 e 13 ottobre, ci sarà un evento internazionale importante organizzato da Forum Piscine a Bologna, si chiama Next Forum Piscine, quindi invito tutti ad andare a curiosare all'interno del web, all'interno del sito di Forum Piscine, perché sarà un'altra occasione per fare il punto anche su questi aspetti e proporre soluzioni per il futuro. Non mi resta che ringraziare tutti voi che siete rimasti all'ascolto fino a questo momento. Un grandissimo ringraziamento ancora allo staff di Forum Piscine, all'ANCI, alla Federnuoto, in modo particolare ai relatori presenti qua oggi, grazie a Lorenzo Bolognini, grazie ad Antonello Panza, un grazie particolare a Rosella Rogora che all'ultimo minuto quasi è stata contattata e ha accettato di essere qui con noi. Spero che sia stato un contributo utile per soprattutto dare degli spunti e delle motivazioni a tutti gli operatori, proprietari e gestori, proprio per andare a leggersi con attenzione queste linee guida e non solo, come ho detto prima, per approcciarsi nel modo corretto a queste situazioni attraverso dialogo, volontà e disponibilità. Grazie ancora a tutti, un grazie anche alla regia e arrivederci e a risentirci alla prossima, speriamo in una situazione pandemica, come dire, migliore rispetto alla presenza. Noi ci crediamo, siamo ottimisti e quindi ci contiamo. Arrivederci a tutti e grazie ancora.